Signore e signori, buonasera da Termini Imerese, la più cordiale buonasera da Pino Grasso, collaborato da Franco Virruso alla Camera e dal piccolo Claudio, assistente tecnico. Carnevale 1991 in ritardo, un carnevale primaverile quest'anno a Termini Imerese, ma gli organizzatori, la Pro Loco, l'assessorato al turismo, sport e spettacolo hanno voluto ugualmente regalare uno spettacolo ai termitani e anche ai numerosi partecipanti a questo carnevale. Come sapete, quest'anno il carnevale non si è potuto svolgere la settimana precedente, il mercoledì delle ceneri, appunto perché la guerra nel Medio Oriente, nel Golfo Persico, ne ha impedito l'effettuazione. Si sta svolgendo comunque ugualmente in questo metà aprile un carnevale inconsueto che comunque sta riscuotendo come al solito grande entusiasmo e successo, specialmente tra i termitani che non rinunciano al loro carnevale, definito il più antico della Sicilia. Ciao amico! Apre la sfilata il carro, il re del carnevale, che è stato realizzato dai gruppi Geraci e Rinella. La satira politica ricorre come al solito al carnevale termitano e non poteva mancare il presidente del Consiglio Giulio Andreotti, che rappresenta appunto il re del carnevale termitano. Alla destra di Andreotti lo scettro, alla sua sinistra il volto di nonno carnevale. Secondo carro della nostra rassegna, denominato I Clown, è stato seguito da Giuseppe Bisesi, Antonio Caruso, Zaffuto, Benigno, Spallino e Cancilla. E abbiamo qui uno dei realizzatori, il giovane Vincenzo Zaffuto, che ci spiega il significato di questo carro. Questo carro non ha alcun significato, perché diciamo è stato fatto fuori concorso. Comunque sono dei clown e appunto, come potete vedere, sopra una giostra. E poi sono capeggiati dal mascherone che c'è appunto qui sopra. E appunto è un carro per fare numero, diciamo. Chi raffigurano questi volti? Nessuno in particolare, solo dei clown anonimi. Non può mancare al carnevale termitano il carro fiorito, opera come di consueto di Calogero Anello. Siamo qui con il figlio di Calogero, momentaneamente tuo papà, che sei stanco dei giorni precedenti. Esatto. Quanti fiori avete impiegato per realizzare questo carro che rappresenta, mi pare, ecco, una bella fioriera dove ci sono anche dei colombi all'interno? Circa 7.000 garofani ci sono. Li avete importati da dove? Da Vittoria. Ecco, quindi come al solito, a chi è venuta l'idea quest'anno? Come al solito tuo papà? Esatto, sempre mio padre ci viene questa idea. Il Moulin Rouge è un carro che è stato realizzato dal gruppo IAL CISL, l'Istituto per l'Addestramento al Lavoro. Avremo modo comunque di vederlo durante la sfilata con le ballerine che si adopereranno in un vistoso cancan. E andiamo ancora avanti alla rassegna dei carri termitani di quest'anno. L'Itala Serrotta è il titolo di questo meraviglioso carro con i volti dell'immancabile Andreotti, di Bettino Crax e di Saddam Hussein, che si abbevera con della super con piombo della Kuwait. Questo carro, l'Itala Serrotto, sono gli autori Bivacqua, Pino Roberto Bivacqua, Carlo Marchica, Giuseppe Morello e Agostino Morello. Giuseppe Marchica e Agostino Morello, con cui siamo adesso vicini. Ecco, vuoi illustrarci un pochettino questo carro abbastanza importante e molto bello, tra l'altro? E allora qua si parla sul problema dell'Italia, sia a livello internazionale che a livello estero, anche nazionale. Con l'Italia Serrotta va sempre con i problemi del governo che ci stanno, e anche a livello internazionale, come c'è dietro Saddam Hussein,
che vuole succhiarsi con questa benzina che abbiamo nella nostra tanga, cioè nella riserva dell'Italia, con il problema internazionale anche della guerra. E Andreotti che cerca, con, come vedete nel carro, movimentando il braccio, facendo il meccanico, cercando di riparare questa Italia che si è rotta. Infatti abbiamo anche alla guida della macchina, alla guida c'è come autista il presidente Cossiga, che cerca di girare queste ruote, cercando sempre di fare tutto che la macchina vada avanti, anche se ci sono tanti problemi. Mentre De Michelis è il solito bibacchione che cerca di divertirsi, che va sempre in discoteca, infatti l'abbiamo raffigurato con la cuffia, che è come se in discoteca sente la musica che va sempre a meglio. Ecco, dobbiamo vedere pure qui giù la macchina. Tano Cariddi, il famoso finanziere della Piovra, che abbiamo visto in televisione, che è della ditta Demolizione, che in un certo senso vuole minare quello che è la stabilità di questa macchina Italia. Ancora un altro carro, questo è un carro appunto di satira politica, pure quest'altro. C'è un grande fantoccio che rappresenta chi? Adesso un attimo, perché io sono il capogruppo del balletto, quelli del carro, un attimo che lo chiamiamo. Ecco, chiamiamo quindi uno degli autori di questo carro. In testa chi si trova lì? Chi è rappresentato? A Salemi. Mentre giù ci sono i volti di altri politici. No, non lo so. Ecco, voi vi state divertendo ugualmente, anche se fuori tempo, il carnevale quest'anno? Sì, eh? Ci divertiamo molto! No, prima mia! Non rappresenta nessun politico, il carro è soltanto con Basten, e quindi loro sono dei, diciamo, gli acchiappa fantasmi, ecco. Quindi non rappresenta nessun politico, è soltanto con Basten e basta. Assalto alla poltrona di Giuseppe Bisesi, Cancilla, Gallina, Bisesi Giovanni, Serraino e Bisesi. È il titolo di questo carro, che rappresenta un grande pavone con tanti leoni che sono cavalcati dai politici locali di Termini Imerese. Come sapete tutti, a Termini c'è una crisi politica, e allora ecco, chi vuole adesso salire sulla poltrona di Aieri Rinella? Ah, ci sono tante persone, ad esempio io cito Bravatà, cito anche Virzì, Di Stefano, che è anche un grande politicante a Termini Imerese, che ogni anno prende, ogni volta che c'è le elezioni prende bei voti. E poi ci sono gli alleati che difendono il posto al sindaco, perché chiaramente se cade il sindaco loro se ne possono andare a casa, perché la DC a Termini ha la maggioranza. E chiaramente la nostra DC, contraria al sindaco, farà tutto per sé. Perciò allora sia i socialdemocratici, rappresentati da Fantauzzo, e dai socialisti, rappresentati da Fabrizio Russo, difendono dall'assalto dei leoni, dei politici termitani che vogliono la poltrona del sindaco. Gladio Bananas all'italiana di Rinella, Geraci, Messina, Bruscato, Alaimo, Rinella, Bruscato, Scoma, il piccolo Agostino, è il titolo di questo carro, anche questo di satira politica, con l'immancabile Giulio Andreotti nelle vesti di un ananas, e poi tutto attorno alcuni esponenti della politica italiana, da Occhetto a Spadolini, anche al presidente della Repubblica Cossiga ed altri. Balenate nel golfo di Rinella, Geraci, Messina, Bruscato, Alaimo, Rinella ancora, Bruscato, Scoma e Mastrupè, è il titolo di quest'altro carro, anche questo molto ben fatto e con dei sistemi meccanici abbastanza sofisticati. È una balena che vedete anche nel corso della telecronaca, muoverà anche la bocca, gli occhi, la coda, ecco. Anche questo con una satira politica graffiante.
Saddam Hussein si trova spesso nei carri di quest'anno a Termini Imerese, ma anche e soprattutto i politici di casa nostra. Il carro dove quest'anno si accomoderanno il nanno e la nanna è una locomotiva. Signora capostazione, quando arrivano il nanno e la nanna? Ma verso le 6:15, le sei. Quindi è prevista per le 6 la partenza? Sì, sì. Ecco, chi ha avuto l'idea della locomotiva quest'anno? Veramente mio marito ha un po' dall'anno scorso che doveva fare questa locomotiva, quest'anno ci è riuscito. Ecco, suo marito ogni anno è sempre fuori concorso, chiaramente, perché ecco, il carro del nano con la nanna, le maschere tipiche di Termini Imerese non sono in concorso. Quale significato assumono queste maschere per il popolo di Termini Imerese? Non so, mio marito cioè, l'ha fatto per un simbolo, diciamo, per assomigliare, diciamo, va così sulla la locomotiva, e ha fatto tutti questi vestiti, diciamo, l'abbinamenti tutti uguali. Ecco, ma va a Termini Imerese verso un futuro, verso il 2000? Ma credo di sì. Gallo Giranello non poteva mancare al Carnevale Termitano con il suo carro fiorito. Dove ti è venuta l'idea quest'anno di questo carro? Ma cioè, l'idea non era questa per quest'anno, perché quest'anno dovevamo fare il Tempio di Roma, ma purtroppo il tempo è stato pochissimo. In una settimana abbiamo cercato di realizzare questo. Questa è una fotocopia di 5 anni fa, che abbiamo fatto un consimile di questo con 2 fontane. Quest'anno l'abbiamo tutto rifatto con modi diversi e particolarmente fiori particolari. Speriamo che all'anno venturo faremo una qualche cosa più reale di questa. Questo abbiamo arrivato a fare e questo speriamo di piacere a tutta la popolazione. Quali sono i fiori impiegati? I fiori sono in media... sono in media 9.000 garofani, perché abbiamo dovuto fare alcune modifiche, perché il brevetto era per 7.000, ma poi abbiamo dovuto modificare alcune parti e ci sono andate 9.000. E quali sono i tipi di fiori presenti? Quali sono? Ci sono iris, sterlitie, gerbere, san carlino, statice, e poi c'è il fiorco cardinale e mandorle, alberi di mandorle olandese. Get to
Questo che è il tipico canto dei carrettieri quando andavano a lavorare. Sì, siciliano, sì. Dico, ma questo canto si cantava quando si andava a lavorare? Sì, con tante, tante quando si usciva la notte, diciamo, per passare il tempo, si cantava canzone carrettiere alla siciliana. Ecco, questo è un carretto chiaramente molto dipinto, molto variopinto, sì, che non è servito forse per il lavoro, ma serve così per rappresentanza, sì, più sì, che altro. Per rappresentanza, sì. E sono gli estimatori coloro i quali hanno un carretto del genere. Che valore può avere un carretto? Ci sono tanti prezzi di carrette, non si può, ci sono da 100, da 150, da 200 milioni e non si sa tutto quello che secondo il carretto quello che c'ha. Ecco, le occasioni sono soltanto queste per uscirlo, oppure ci sono anche altri momenti in cui magari uscite quando con il carretto? Quando ci sono festeggiamenti, quando ci sono spilate, mostre, tutte queste cose. Quanti sono i carretti siciliani che partecipano a questo carnevale? Due. E sono di proprietà? Di Garofalo Paolo. Ecco, quante piume avete inserito e che piume sono queste? Queste sono piume di Faggiano, poi ci sono autentiche. Autentiche. Poi ci sono altre piume che sono più piccole, sempre di Faggiano. Ci sono Faggiano Imperiale e Faggiano Normale. Poi questi di sotto sono Faggiano Reale. Piume di gallina, chiamiamole, però poi sono pitturate e diventano così. Ci fai che se fanno un po' davanti con qui. E dopo aver visto da vicino i carri e i carnevalari di Termini Imerese, adesso apprestiamoci a vivere questa splendida sfilata del Carnevale Termitano 1991. Aprono il corteo questi due splendidi cavalli con i carretti siciliani, il cui costo, come abbiamo sentito poco fa direttamente dalla voce dei proprietari, si aggira sui 100 milioni, pensate. Ecco ancora il carrettiere con il suo tipico vociare che ricorda i tempi quando la mattina si alzava presto per andare a lavorare magari fuori paese. Quello termitano, con una tradizione secolare, è forse ancora più vecchia e tra i più antichi, se non il più antico in assoluto, carnevale siciliano. Un tempo durava addirittura un mese, scandito da quattro giovedì. Il giovedì delle comari, il giovedì dei parenti, il giovedì du zippiddu e il giovedì grasso. Oggi invece tutta l'allegria si concentra in soli due giorni. La domenica e il martedì precedente, il mercoledì delle ceneri. Non è così quest'anno perché a causa della guerra nel Golfo tutti i carnevali d'Italia e del mondo sono stati o soppressi o rinviato come quello di quest'anno a Termini Imerese. Negli anni si ricorda soltanto un'edizione tantissimi anni fa che è stata rinviata e si è tenuta in estate. Ma il carnevale in primavera costituisce una novità assoluta per Termini Imerese. Decine e decine di bambini in costume tuttavia preannunziano questo appuntamento già molto tempo prima. Li si vede a passeggio per il corso e il belvedere, fieri dei nastri, dei lustrini, dei grandi cappelli e delle proprie facce dipinte.
Forse non colgono il senso antico dei Saturnalia, le feste romane da cui ha origine il moderno carnevale, o forse sì. Semel in anno, licet insanire, una sola volta l'anno, secondo i latini, è consentito impazzire di gioia e darsi ai divertimenti più sfrenati, appunto per il carnevale. Le maschere, si sa, sono le protagoniste indiscusse della festa. Da sole o a gruppi, come quelli che stiamo vedendo adesso, di appiedati, delle maggiorette e il gruppo di clown e concertisti. Così quindi nasce l'allegria con un semplice sorriso, il sentimento principe del carnevale e appunto in questi giorni a Termini Imerese molto presente, anche se, come abbiamo detto, fuori stagione. Il gruppo quindi degli appiedati, il primo che stiamo per vedere è quello dei clown di Antonio Caruso, Vincenzo Zaffuto, Bartolo Cancilla, Antonio Benigno, Agostino Spallino e Michele Brugnone. Il gruppo dei piccoli clown è stato preparato da Giovanni Saieva, Lina Arcodia e Maria Barba dell'Istituto Fernando Santi. Ed eccolo il primo carro che abbiamo visto anche all'inizio. Re Carnevale, interpretato come al solito da Giulio Andreotti, che trova sempre degli estimatori qui a Termini Imerese. Tiene alla destra uno scettro, quello del comando, e alla sinistra la maschera di Nonno Carnevale. Re Carnevale è opera di Antonio Caruso. Eccoli i gruppi dei piccoli clown, un gruppo di appiedati . I piccoli clown sono stati preparati da Giovanni Saieva, Lina Arcodia e Maria Barba dell'Istituto Fernando Santi. Ed eccolo il carro che accompagna i clown. Il carro i clown è opera di Giovanni Saieva, Bartolo Cancilla, Giovanni Bisesi, Calogero Gallina. Carnevalari quest'anno, come al solito, hanno preparato i loro carri presso la caserma dei Vigili del Fuoco. Tante notti insonni, tanto lavoro, un lavoro che sembrava irrimediabilmente perduto a causa della guerra nel Golfo, ma che comunque viene ripresentato in tutto il suo splendore
in questo metà aprile di del 1991. Eccoli felici, vocianti e festanti, i piccoli clown. I clown opera di Saeva non rappresentano insolitamente nessun politico. E quindi un carro così all'insegna della sana gioia. Senza nessuna satira politica. Eccolo che attraversa la piazza. Il grande carnevale di Termini Imerese, il più antico della Sicilia, quindi continua a raccontare la sua lunga e interminabile storia di allegria e spensieratezza attorno al Nannu e la Nanna, che vedremo fra poco chiudere il corteo di questo carnevale termitano 1991. Ecco sopraggiungere un altro gruppo di appiedati con cavalieri e dame. Il carro che segue è quello di Calogero Anello, che presenta il tradizionale carro fiorito con il suo grande giardino di primavera. Sono 9.000 i fiori variopinti che ha dovuto utilizzare Calogero Anello per realizzare il carro fiorito immancabile tra i carri termitani. Eccolo Calogero Anello che dispensa fiori ai passanti. Due dame gli stanno accanto, ecco attorno la palombaia. Ancora il carro fiorito di Calogero Anello che state ammirando. Novemila fiori, abbiamo detto, sono stati impiegati per la realizzazione di questo carro, e come ci ha dichiarato Calogero Anello all'inizio, prima di questo collegamento della sfilata, è un riproporre un carro che già ha presentato 5 anni fa allo stesso carnevale di Termini Imerese. Ecco ancora il gruppo degli appiedati con le dame e i cavalieri che danzano per le strade di Termini Imerese. Un pubblico sta assistendo allo spettacolo questa sera a Termini Imerese, anche se non è il carnevale canonico, quello che si svolge la settimana precedente, il mercoledì delle ceneri, prima della quaresima.
Ed ecco le ballerine del Moulin Rouge che si apprestano a entrare nel nostro campo di azione. Le ballerine del Moulin Rouge, 20 ragazze che fanno da contorno a questo carro che è intitolato appunto Moulin Rouge, opera del gruppo IAL, Istituto Addestramento al Lavoro della CISL. Eccolo il famoso cancan. Venti ballerine dell'IAL CISL di Termini Imerese che fanno rivivere quello che è stata la Belle Époque dell'inizio del secolo. Continua quindi la sfilata dei grandi carri allegorici e dei gruppi degli appiedati nel grande e ormai collaudato carnevale di Termini Imerese. La festa comunque non terminerà qui, perché questa sera attorno al Belvedere è fissato il carosello dei carri che si raduneranno in Piazza Duomo per lo spettacolo finale. Eccolo il Moulin Rouge del gruppo IAL CISL. Tre ballerine forse già sono stanche di danzare e stanno sedute sulla panchina di questo carro denominato Moulin Rouge. Il Moulin Rouge dell'Istituto Addestramento Lavoratori. Quintali di coriandoli saranno lanciati, sono stati lanciati in questa tre giorni di carnevale termitano. Un carnevale fuori dal suo tempo ordinario, che è quello che precede la quaresima, e che comunque a causa della guerra
è stato prima rinviato e poi realizzato appunto in questi tre giorni. L'Italia si è rotta, è questo il tema che viene presentato nel carro allegorico preceduto dal gruppo di appiedati rappresentante i meccanici di questa enorme macchina che rappresenta l'Italia. L'Italia si è rotta è opera di Giuseppe Bivacqua, Carlo Marchiga, Agostino Morello, Roberto Bivacqua, Giuseppe Marchiga. Carro tipicamente di satira politica. Ecco, vediamo il meccanico Giulio Andreotti intento a riparare questa macchina, questa grande Itala. E poi accanto alla guida di questa macchina il Presidente della Repubblica Cossiga. Accanto a lui Gianni De Michelis, il vicepresidente del Partito Socialista, e poi Saddam Hussein intento a succhiare la benzina. No alla guerra è il titolo della targa di questa macchina, del carro presentato al Carnevale di Termini Imerese. L'Italia si è rotta quindi, satira politica dove troneggia Saddam Hussein che aspira benzina dalla gloriosa Italia. Un'Italia che si è rotta con Andreotti nelle vesti di meccanico e con De Michelis che è distratto invece da ben altre faccende. Presidente degli Esteri. Scusate, il ministro degli esteri Gianni De Michelis, famoso per le sue notti in discoteca. Abbastanza ben congegnato questo carro allegorico che è stato realizzato da Bivacqua. Un altro gruppo di appiedati precede il carro intitolato Ghostbuster a Chiappa Fantasmi. Sono 9 i carri partecipanti al Carnevale Termitano 1991. Chiaramente il carro con i nonni, la locomotiva che vedremo proprio in ultimo, che chiuderà la sfilata, è fuori concorso. Tutti gli altri parteciperanno allo speciale concorso per il miglior carro di Carnevale 1991. Come vedete la folla si è ingrossata e quindi, anche se non siamo entro i tempi canonici del Carnevale Termitano, molti cittadini si sono dati convegno qui in piazza a Termini Imerese per assistere a quello che è stato definito da tutti il più antico carnevale della Sicilia. Se è il più bello o no, questo lo lasciamo al vostro giudizio. Ma certamente grande la tradizione del Carnevale Termitano, che affonda le sue radici negli anni. Grazie.
Qualche bambino, ecco, vedete, pure indossa le classiche mascherine di carnevale. Noi hanno voluto rinunziare quindi i bambini, anche se fuori tempo, a indossare i vestiti tipici del carnevale. Ed eccolo il carro che vi preannunziavo, Ghostbuster Acchiappa Fantasmi, realizzato da Antonino Salemi, Davide Chiricò, Giuseppe Bondi, Salvatore Chiricò, Vincenzo Costanzo, Giuseppe Gatto. Antonio Salemi, 12 edizioni, è uno dei sempre presenti al carnevale di Termini Imerese, presenta questo gruppo, un enorme mostro con tante teste e tanti politici. Ecco, si possono intravedere De Mita, Craxi, che cavalcano queste teste di mostri. Un mostro dalla lunga coda, Ghostbuster appunto. Mastodontico questo carro di Ghostbuster presentato da Antonino Salemi e che viene ripreso dalla telecamera di Franco Virruso. Questa sera sarà festa grande al Piazza Duomo, dove si raduneranno tutti i carri presenti, ricordo 9 carri allegorici del Carnevale Termitano 1991. Sta per imboccare il rettilineo questo carro allegorico, appunto Ghostbuster, e adesso ci apprestiamo a vedere il prossimo, un carro allegorico che si rifà alla politica locale termitana. Ci viene presentato questo carro dal titolo L'assalto alla poltrona. Da Giuseppe Bisesi, ed ecco che vediamo adesso inquadrato il sindaco di Termini Imerese, Giovanni Aglieri Rinella, con un gruppo di assessori, e appunto vanno incontro al loro carro che li riprende. Assalto alla poltrona, il titolo di questa satira politica prettamente locale di Termini Imerese. L'assalto alla poltrona, appunto, come sapete c'è area di crisi al comune di Termini Imerese e quindi tutti sono alla rincorsa della poltrona di Giovanni Aglieri Rinella, sindaco di Termini Imerese. Adesso vedrete questo imponente carro dall'altezza di 8 metri, lungo, alto 8 metri, lungo 10 metri. Eccolo troneggiare in prima fila il sindaco di Termini Imerese, Giovanni Aglieri Rinella.
Certamente lui non se la prenderà per questa satira politica che hanno voluto inscenare i carnevalari di Termini Imerese. Un grande pavone quindi e tutt'attorno i politici di Termini. Eccoli i politici di Termini Imerese, raffigurati dai carnevalari termitani, il grande pavone. Dicevo, questo carro opera di Giuseppe Bisesi, alto 8 metri e lungo 10. Autori di questo carro: Giuseppe Bisesi, Agostino Bisesi, Salvatore Serraino, Giovanni Bisesi, Calogero Gallina, Bartolo Cancilla. Precede il carro questo gruppo di appiedati, ragazzi e ragazze, che scenano questa tarantella. Le ragazze hanno le penne del pavone. Ecco, bellissimo veramente questo carro allegorico, opera di Giuseppe Bisesi e Company. Questa enorme coda variopinta del pavone, tutta da vedere. Vedete anche il gioco meccanico che fa, tutto abbastanza in movimento. A sera sarà certamente uno spettacolo qui a Piazza Duomo a vedere i carri di carnevale, di questo carnevale fuori tempo, fuori stagione di Termini Imerese 1991. Ancora un gruppo di appiedati, sono il gruppo che precedono il carro Bananas all'italiana, ovvero Gladio, anche questo un carro dalla sottile satira politica. Vedremo un grande volto di Giulio Andreotti, ancora presente nei carri di Termini Imerese. Giuseppe Aieri Rinella ci presenta Gladio. Eccolo Andreotti mimetizzato nell'Arenas e poi i gladiatori che sono rappresentati da grandi scimmie con i volti di Forlani, di Craxi, De Michelis, Gava e Occhetto. Gruppo numerosissimo quello che ha collaborato
alla realizzazione di Bananas all'italiana, ovvero Gladio. Giuseppe Aieri Rinella, Roberto Scoma, Giuseppa Lombardo, Vincenzo Milano, Rosa Alaimo, Mela Favazzo, Cosimina Laimo, Gaetana Abruscato, Antonino Abruscato, cosiddetto Unico, Rosaria Di Chiara, Vincenzo Abruscato e il piccolo Agostino. Vedete questa lunga lingua che esce fuori quasi a beffeggiare tutti gli astanti di Andreotti, che in questi giorni ha ben altro a cui pensare. Il suo settimo governo che ha delle difficoltà a decollare per la deficienza del Partito Repubblicano Italiano. Maestoso questo carro realizzato da numerose donne, come vi ho detto prima. Un carro meccanico anche questo, abbastanza ben costruito. Certamente tantissime ore di lavoro hanno impiegato i realizzatori per mettere su questo carro dall'altezza di oltre 10 metri. E continua la sfilata, adesso un gruppo di appiedati con soldati in mimetica e odalische che ricordano purtroppo il conflitto che c'è stato qualche mese or sono nel Golfo. Nel Golfo è il carro che state ammirando adesso, è opera di Francesco Geraci, Carmelo Messina, Biagio Pusateri, Anna Sunzeri, Rosa Vazzana, Mario Settecase, Giusi Fasone, Salvina Morello, Antonino Abruscato, Giuseppe Alaimo, Vincenzo Aieri Rinella e piccolo Mastrupè. Balenata nel Golfo è un carro lungo 16 metri e alto 10. Ci viene presentato dal vincitore della passata edizione, Francesco Geraci. Da questa enorme balena si cerca di buttare a mare Saddam Hussein. Attorno a lui danzano tanti delfini con Bush e Gorbaciov in primo piano. Ecco, lo vedete Gorbaciov con la sua immancabile, con il suo immancabile segno sulla fronte, e poi dietro l'immancabile Andreotti. Ancora Saddam Hussein adesso inquadrato, che cavalca questa balena. Balenata del Golfo.
ecco un gruppo straniero, un gruppo di tahitiane con tanto di bikini e i loro tipici vestiti, quindi un tocco di internazionalità a questo carnevale termitano 1991. Il gruppo di appiedati tahitiani a Termini Imerese. Tocco di internazionalità al Carnevale Termitano 1991. Termini Imerese, questo gruppo di appiedati che precede l'ultimo carro della serata, che è quello che porterà il nanno con la nanna, opera di Michele Scalisi, il carro dei nanni. Ammiriamo ancora per l'ultima volta questo gruppo di appiedati proveniente da Tahiti. Li abbiamo visti ballare per ore e ore, ora evidentemente sono un po' stanchi, si danno un pochettino di tregua. Ed eccolo l'ultimo carro, il carro del nanno con la nanna. Michele Scalisi si è ispirato alla locomotiva. Il nanno con la nanna, tipiche maschere centenarie del carnevale di Termini Imerese. Eccoli che confabulano amorevolmente, chissà cosa hanno da scambiarsi, da dire. Certamente una sana allegria che vogliono dispensare ai termitani, ma anche a coloro i quali ci stanno vedendo per televisione. E vedete l'enorme folla che segue l'ultimo carro, quello del nanno con la nanna. Eccoli qua, il nanno con la nanna che dispensano fiori, confetti, caramelle al loro passaggio a tutti gli intervenuti al carnevale di questa sera a Termini Imerese. Ecco, questo è un saluto diretto a Studio 2 che vogliono fare sia il nonno con la nanna, tipiche maschere termitane, intraprendente il nonno comunque che sta per ballare con una delle damigelle presenti. Ecco, addirittura adesso con tutte e due il nanno sta ballando, mentre ha qualcosa da dire la nanna che viene lasciata fuori da questo ballo a tre. Non se la prende comunque la nanna di Termini Imerese, che dispensa baci a tutti
i termitani a coloro i quali stanno seguendo questo carnevale 1991. Ancora baci all'indirizzo dei telespettatori. E lo salutiamo anche noi, ecco, addirittura ci sono delle avance. Un bacio del nanno con la nanna, ecco, immagini certamente splendide che ci sta riservando questo carnevale 1991. Maschere veramente incredibili del carnevale 1991. Adesso il nanno ha abbandonato le damigelle e cerca di coccolarsi la nanna, mentre continua ancora a salutare tutto il pubblico che è intervenuto per questo magico carnevale 1991 di Termini Imerese. Vedete quanta gente sta seguendo il carnevale, un carnevale fuori dai canoni del loro tempo abituale, ricordo la settimana che precede la quaresima, è stato rinviato a causa della guerra nel Golfo, ma Termini Imerese, la civica amministrazione, l'assessorato regionale al turismo, l'assessorato provinciale al turismo, la città di Termini Imerese e l'associazione turistica Proloco hanno voluto regalare questo pomeriggio di gioia a questa Sicilia tanto bella che tutti noi amiamo e che speriamo possa avere e ricevere quello sviluppo e quell'impulso che noi tutti auspichiamo. Ecco ancora le maschere del nanno con la nanna che sono inquadrate dall'operatore Franco Virruso. E questo immenso pubblico che segue i carri, questi carri con la sfilata dei Carnevale 1991, la locomotiva che è stata realizzata da Michele Scalisi, che accoglie quest'anno il duo del nanno con la nanna, tipiche maschere del carnevale termitano. Volge comunque al termine il nostro servizio da Termini Imerese. Vi ricordo che vi abbiamo trasmesso il carnevale termitano 1991. Un carnevale primaverile insolito per Termini Imerese. 9 i carri che vi abbiamo presentato. La prima parte siamo stati direttamente a contatto con i carnevalari, ci siamo fatti raccontare direttamente da loro le ultime impressioni prima della sfilata, questa grande sfilata che sta per concludersi qui in piazza, ma che avrà il suo epilogo stasera in Piazza Duomo con la proclamazione del carro vincitore 1991. E con queste splendide immagini del nanno con la nanna che stanno ballando, stanno addirittura baciandosi, Pino Grasso vi ringrazia dell'ascolto, vi ricorda che questa trasmissione è resa possibile anche grazie alle riprese effettuate dal tecnico Franco Virruso, le splendide immagini che ci ha offerto Franco Virruso e con la collaborazione tecnica anche del piccolo Claudio. Io vi ringrazio ancora una volta e vi do appuntamento ai nostri prossimi servizi per sempre nuove immagini splendide di questa nostra grande e bella Sicilia. A voi tutti un cordiale buonasera.